Si rinnovano i consigli municipali. Il vice premier, aiuteremo i sindaci 5 stelle. Poi fa dietro front dopo le regionali in Molise, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta. Oggi quasi 7 milioni di italiani sono chiamati al voto per rinnovare sindaci e consiglieri di 761 comuni, ed è il primo vero test dopo il 4 marzo con un esecutivo in carica. Ridisegnati equilibri politici e maggioranze, si vedrà se il risultato elettorale in 20 capoluoghi di provincia conterrà anche un messaggio al nuovo esecutivo giallo-verde. Di certo, la tornata si apre nella polemica. Con Luigi Di Maio che sovrapponendo i panni di ministro e capo politico del movimento ricorda che avere sindaci dell'M5S vuol dire avere sindaci che avranno dalla loro parte il governo nazionale e potranno parlare con i ministri per risolvere i problemi. Immediata la replica del reggente del PD Maurizio Martina: siete il governo della Repubblica, non il governo degli amici. Hai il dovere di servire tutti i comuni, tanto che, a stretto giro, Di Maio deve precisare, sarò dalla loro parte sempre, al di là del colore politico. Al netto delle peculiarità che distinguono le competizioni elettorali locali e nazionali, da quella che si chiude stasera alle 23 potrebbe arrivare la prova della crescita del fronte legastellato registrata nei sondaggi e la misura del gradimento dei partiti di maggioranza. I quali benché siano alleati di governo, nelle città si presentano divisi, fatta eccezione per alcuni comuni dove il M5S non avendo candidati, lascia campo libero alla Lega con la sua formazione originaria, il centrodestra unito. Seppur in mancanza di un'alleanza preelettorale tra i due azionisti di governo, in queste ore avanza l'ipotesi di una possibile convergenza al ballottaggio per non disperdere i reciproci voti. Potrebbero rivelarsi determinanti per esempio, quelli grillini a Brescia. L'avvocato scelto da Forza Italia tenterà di sbarrare la strada al secondo mandato di Emilio Del Bono, PD appoggiato anche da Leo. Ma sono tutte le città a guida democratica a essere assediate. A Vicenza, feudo Dem nel cuore del Veneto leghista, la vittoria del candidato di centrodestra Francesco Rucco è più vicina grazie alla rinuncia dell'M5S che non ha concesso l'utilizzo del simbolo. Campo libero agli alleati, dunque. Come a Siena, roccaforte di sinistra che traballa nella Toscana rossa dove il PD ha già perso Livorno, Carrara, Arezzo, Grosseto e Pistoia. E dove, dopo il forfait dei pentastellati, l'uscente Bruno Valentini, ricandidato a fatica con il PD dovrà vedersela con l'avvocato scelto dal centrodestra Luigi De Mossi e con la civica dell'ex sindaco Pierluigi Piccini. In ballo il 19% preso dai grillini alle politiche. Oltre alla città simbolo di MPS, è a rischio per i Dem anche Pisa, la sfida è tra il centrodestra di Michele Conti e il centrosinistra di Andrea Serfogli, con i 5 stelle dati in terza posizione e quindi decisivi per il secondo turno. Nell'altro feudo toscano, Massa, si misurerà l'exploit del 4 marzo di centrodestra e M5S, che hanno lasciato anche qui il PD in terza posizione affievolendo le speranze di riconferma di Alessandro Volpi. Con 40.000 abitanti è Imperia a guadagnarsi i riflettori con i suoi 8 candidati sindaco, tra cui l'ex ministro Claudio Scajola, che corre in solitaria sostenuto da 4 liste, una faida politica ma anche familiare, visto che a sfidarlo c'è il candidato del centrodestra Luca Lanteri, supportato dal nipote dello stesso Scajola, Marco. In Emilia-Romagna, il governo populista un effetto l'ha sortito, a Imola ha ricompattato il centro-sinistra, con Leo che sostiene la piddina Carmen Cappello. La Sicilia, 137 comuni al voto tra cui Catania, Messina, Siracusa, Trapani, e Ragusa, con la legge elettorale che assegna la vittoria con il 40% senza ballottaggio, potrebbe incoronare i suoi sindaci già stanotte.
cui i 5 Stelle proveranno a capitalizzare il 50% sfiorato alle politiche. A Ragusa, secondo comune italiano conquistato dopo Parma con Pizzarotti, il M5S non ha ricandidato Federico Piccitto, preferendogli il presidente del consiglio comunale Antonio Tringali. Comunque, un test su 5 anni di amministrazione pentastellata.